Sono 56 gli equipaggi che hanno risposto presente alla chiamata del 38esimo rally del Carnevale e delle tre prove speciali Stiavo, Orbicciano e Loppeglia, che saranno ripetute fino al raggiungimento di 53 km cronometrati. È la vigilia del rally del Carnevale. Ad accogliere il plateau di partecipanti sarà Massarosa, sede di partenza ed arrivo della manifestazione, ma sarà coinvolta anche Viareggio, interessata da un passaggio a timbro in piazza Maria Luisa nel trasferimento delle vetture protagoniste dalla pedana d'avvio alla fotocellula della prima prova speciale. Cuore della manifestazione dal punto di vista organizzativo Lido di Camaiore, sede della direzione gara. 11 gli esemplari di classe R5 nella categoria Regina che si contenderanno le altre sfere della classifica assoluta. Gli occhi saranno tutti puntati su Luca Panzani, vincitore dell'edizione 2021, che avrà al suo fianco Alessia Bertagna. L'obiettivo del portacolori di Jolly Racing Team è di concedere il bis, facendo leva sulle potenzialità della Skoda Fabia Rally 2, vettura con la quale il driver lucchese interrompe un digiuno agonistico di ben 7 mesi. Ma gli avversari non mancheranno: Gabriele Ciavarella su Volkswagen Polo R5, Alessio Della Maggiora su Skoda Fabia, la Hyundai R5 di Antonio Rusce. Da non sottovalutare le chance di Pedro, un altro eccellente interprete del panorama italiano, in gara su Volkswagen Polo R5. Tra le vetture a due ruote motrici offre garanzia di spettacolarità la Renault Clio Maxi affidata a Luca Bertolozzi, pilota dal quale sono in molti ad attendersi acuti al volante della gloriosa Kit Car. A promettere scintille sarà poi tutta la categoria dedicata alle tutto avanti, con Gian Andrea Pisani intento a confermare un ruolo d'assoluto protagonista su Peugeot 208 Rally 4, con la quale ha vinto il Rally di Chiusdino, in un confronto che lo vedrà contrapposto ad una schiera di piloti di spessore, tra i quali i locali Andrea Simonetti e Claudio Fanucchi, entrambi su Renault Clio R3C. I motivi di interesse, insomma, non mancano e sono davvero tanti. Partenza del Carnevale domenica mattina alle 8 da Piazza Provenzale a Massarosa, dove 12 ore più tardi, alle 18:42, è previsto l'arrivo dell'equipaggio vincitore.